Buonasera a tutti e bentornati in live. Siamo qui su GTA 5, qui su Impero con Daniele Smith. Eccoci qua. Oddio, ho avuto sbaglio di nuovo uno. Ok, tac, eccoci qua. Siamo in centrale, sergente Smith sta qua e vediamo un po' che fare. Sì. Non sta ancora arrivando quello, però. Chi rimane dal processo? Agente Scaldatelli 18. Mohamed Kabum. Oh, ce l'abbiamo fatta, voglio. Dopo tanto tempo. Riadice. Mamma mia. Ma se la cercava, cioè se la cercata, cioè ha fatto un sacco di reati, faceva. Vabbè, l'abbiamo graziato per un po' di volte comunque. Più di un po' di volte, forse. Anche troppo. Ma sto qua mi sa che non Dal arriva. corner a 18, dopo cosa Chi deve c'hanno? sparare? C'è L'avvocato che qualcuno ti per spara? un Adam? L'avvocato? No, una persona per pagare la cauzione a lui. Ecco, Ah. Quanto hai messo? 50.000? 55. questo è lui. Salve. Salve, buonasera. Eh Hai bisogno? sì, sono qui per pagare la Ok, cauzione assieme a venga Mohamed. qua. Le faccio la fattura. Attenzione. Beh, no, niente, niente. 50.000 dollari sono. Esatto, sì. Certo. Ecco qua. Metto una firma alla fattura della polizia. Perfetto. Ok. A posto. Ah, ok, grazie mille. Adesso lo faccio uscire. Ok, lo aspetto fuori. Sì. Ok, operazione pagata. Salve. Salve. Che cosa c'è? Cosa ha fatto lui? Sventato? Il negozietto, però comunque 5 mesi se... Ottimo, Sì. ottimo. Dark Che ho fatto? Pam pam. Poi devi scrivere che negozietto, ti dimentichi. Hartman. Ok, puoi uscire. Via, via. Grazie. Posso andare? Sì, fammi un attimo per Sto così vedere cosa è arrivando. addosso. Riporta Vedi cosa è al bar, addosso. dimmi cosa. E chiedo supporto al bar, sono 4, quindi fai tre pattuglie per Vabbè, favore. ce l'hai già, c'è Supporto. urlare, quindi. Addio. Vai al radio, a Verificato che posto. poi mi hanno chiesto i documenti. Prego. Grazie. Sopra il G7. Oh, vedi sei tu. Sì, mi sono rotto oggi. Stasera ho dato abbastanza. Vabbè, peccato, non è con te in pattuglia. Tu arrivi tardi, torni? Andiamo in pattuglia. Hm? Rimango. Rimani o Qualcuno torni avrebbe tardi? fatto bene perché... Ok, andiamo. C'è Cartman, Andiamo, voi mandato a processo un soggetto. andiamo. Ti aspetta fuori il tuo amico che ti ha pagato la cauzione. Grazie. Adesso dico grazie a lui. Se ci sarà da aumentare il prezzo della cauzione ti farò sapere, però per ora ho fatto una cauzione di 50.000. Ok, grazie. Buona giornata, allora buona serata. Altrettanti. Grazie. Di qua, esci direttamente di qua, usciamo direttamente di qua. Buona Ciao giornata, belli. ciao bello. Buona serata, si Dai. goda la libertà. Per ancora per pochi giorni. Andiamo, guidi tu, va? Che io... Ti piace guidare? Vai. Piace. Io vorrei guidare, però ultimamente c'ho problemi agli occhi, poi ora c'ho anche la GoPro viola, quindi è ancora più pesante tutto, quindi... Adesso? Sì. Intanto la GoPro viola, è solo che di sera non faccio mai nulla, di sera faccio le cose più importanti e non faccio mai nulla con la GoPro viola, sempre la mattina o all'ora di pranzo. Allora ho detto, cazzo, oggi voglio... Eccala. Ho detto, oggi proviamo a farla di D'accordo. sera, oggi vado a farla di sera, vediamo come va. Aspetta, portami quelle case che si affittano, che devo depositare 500.000 dollari circa. No, la casa che si Roba da affittano. poco. Ragazzi, distacchiamo dal bar, niente altre parole, dai.
Adam 9, 18. Perfetto, ti aspetto qui, eh. Cioè, aspettami qui. Deposita 480.000 dollari sporchi. Quanti ne ho tipo ora? 1.200.000. Abbiamo tutto il diritto di rimanere fin quando insultano, signori. Io Windows. Non voglio rimanere solo peggio. Oh. Non so perché mi ritrovo in carcere. Ma? Io mi sono appena svegliata, stavo nel corridoio, mi trovo in carcere. Questo è contromano? Contromano questo? Non l'hai visto? Mi sa che si sarà messo davanti. Pronto? Sì, ma... Dimmi. Il negozietto alla fine cambia solo sulla fedina, poi si procede comunque ugualmente, sì. I camp sono quelli, i mesi sono infiniti, e si hanno messo la renta di reato che da reato di classe A diventa classe B. Ok. A posto. A posto. Ciao, ciao. Quella di prima che ha fatto sì, è andato prima da un lato e poi dall'altro. Quindi per forza si è trovato un altro. Ok? Chiedo arrivederci. Salve, salve. Ah, stiamo facendo un po'. Oggi volevo un po' arrestare qualcuno. L'abbiamo arrestato proprio e anche mandato a processo. Poi sarà. Ma sa quello. Ci ha voluto tanto con quello, ci hanno aspettato un sacco di tempo, ci ha fatto spazientare. Non è stato molto divertente, no? No, per niente. Madonna, messa non vedo più niente io. Che senso non vedo più? Madonna, non vedo più nulla io. I miei occhi. È normale? No, non è normale. Mamma mia. Ma sa che è anche forte questo problema. Ma è peccato perché ho gli occhi viola per questo, se no non vedo vedere bene, se no. Vediamo un po' chi prendere oggi. Ah, io farei un saltino al bario, Cioè, erano appena al bario per adesso. Ma sono le 22? Inaugurazione Gas Monkey. Andiamo? Abbiamo trovato il posto, sì. Sandy vede anche un po' più di cose. No, vuoi andare tu? Io andiamo insieme. Poi ci prendiamo il, pesce. No, andiamo a vedere. Andiamo a vedere il che coperge 10.99. Ok, tac 1 frequenza 6. Ah, ok, intendevamo il seguimento, però ok, vabbè. Vabbè, io ho detto, ho chiesto 10.99, non è che sono 10.80. Ah, 10.4, andiamo. Madonna, i miei occhi piangono per questa cosa, mamma mia. Per gli occhi viola, i miei occhi proprio piangono tantissimo, sono fatichissima. Qui fanno la marijuana di bassa qualità, qui a sto campo a destra. Veramente? Sì. Vediamo se c'è qualcuno. So che solo pugni e manganelli, lo sai, vero? Quanti possiamo stare qui? Non so quanti, non c'è un limite, mi sa. Ancora da trovare. Cioè, non so quanti, sa che non c'è un limite. Mi sa che 12-8, sai? Se a pugni è facile. Mi sa che è 12-8, sai? Un po' facile per noi, dice. A pugni e manganelli. Non so se devo votare il taser, non lo so. Scusi, mica andiamo lì per prendere il botte, no? Ma cos'è la decisione? È stata. Sembra lo stadio. Ciao Davide, dove lo sei? Ciao, benvenuto. Sembra lo stadio. Sì.
Ok, vediamo se è il caso di fare qualche acquisto. Cosa sono tutte queste macchine? Ma c'è una persona a terra qui. Ma è mascherata. Siamo anche mascherati. Oh, ci sparano! 10, rinforzi, rinforzi immediati, rinforzi immediati. Siamo a Sandy Shores. Ma non leggete pericolo, collega a terra, gente a terra, gente a terra. Arriviamo. Sono in macchina, aiuto, mi butto. Vado a 9 converge. Aiuto, mi sono collega. Io sono. Aiuto, sono rimasto in macchina perché il mio collega è a terra, quindi sono molto iniziato. 2 converge. Ho mandato gente in pericolo da zona, sono tutti sulla montagna, cazzo. Adam 4 sta convergendo, Anche Adam 8. Attenda. 10:55 se avete un successo. E siete già senti. Non partendo dalla centrale, che succede, Smith? E 10:10 hanno atterrato un collega, siamo in due, siamo qui da posizione del gente in pericolo. Che succede? Pieno di gente, aiuto! Sono da solo. E la gente in pericolo, 9-3-1. Quali Adam stanno convergendo? Un 5. Adam 5. 4, Adam 4. Adam 8. Adam 3. Stiamo arrivando pure in due, un singole. Ci sono due veicoli che si allora. Spostano. Siamo troppi. C'è alta gente sulle montagne, ci sta alta gente sulle montagne, vedo già le persone che si muovono. Non capisco ragazzi, bene che sia successo. Stanno in tac, chi ci sta? Su, facciamo prima. Tutti in tac, tutti in tac. Tac 4 che converge in posizione qui. Ci sta ancora gente qui sulle montagne, signori. Qualcuno che... vabbè, mi metto a contare io, va? Metti io il solito problema con l'applicativo. Siamo qui sul posto. Siamo in 14, io mi distacco. Pari dal 931. Sono io? Sono io sul 931, c'è gente che ci hanno sparato sull'altra parte della montagna dove sparo io. Il 931 è stato segnalato come possibile punto vendita di armi da parte di persone vestite di viola. Non arrivano i colpi dell'IVI però qua. Non arrivano i colpi dell'IVI pistol, ragazzi, non arrivano i colpi dell'IVI pistol, stanno scendendo dalla montagna. Una moto si sono dietro. Sono dietro il negozio dei vestiti, sono dietro il negozio dei vestiti. Esatto. C'è qualcuno che può venire a prendere? Ok, solo quelli che sono in TAC 4 possono convergere. Chi non è nell'interno della stanza non converge, signori. Vabbè, io vengo verso concessione. Avete copiato? Vuol sentire tutti ricevuto, perché sennò. Copiato, però mi serve qualcuno che viene a prendermi. Sono scappati, però mi sta, signori, dall'altra parte. Ivo sta dietro al negozio giallo. Ci sono due veicoli accanto al... Silas, ma tu sei in TAC 4? Sì e no, nel senso... Allora, allora ragazzi, chi? Allora, ti devi allontanare. 927. Come faccio ad allontanarmi? Una persona si deve allontanare, punto. Questo è detto bene, di fatto. Va bene, prendo l'Adam e vado. O te o qualcun altro, cioè no, tu stai pure, anzi. Vado io che ho problemi al ginocchio, vado io. Mi sentite? Siamo. Affermativo, qualcuno mi può venire a prendere? C'erano delle altre auto che scappavano dalla zona. Ci sono dei soggetti su un camaccio qui al 929 anche, se signori. Vestiti di verde, vestiti di azzurro, mi sa che vi prendono da dietro, signori, vi prendono da dietro. 928, persone vestite di azzurro, 928, persone vestite di azzurro salgono sui tetti. Mi sparano contro. Non so dove. Aia. Dove cazzo mi sparavano? Tango. Il negozio d'animali è pieno di tango.
27 sono in due. Sto qua. Ma che roba è sta sparatoria? Sono qui, dimmi. Sono qui, sono tutti qui, Sant'Angeli. No. Mi ricevete? Devo fare una benda. Cioè, signori, mi ricevete? Fermativo. Dovete spostarvi di frequenza, interrogativo? Attualmente è complicato. Comunque siete... Quattro, allora se avete bisogno di supporto arrivo. 4. 9 di situazione. 15. 927, com'è la situazione? 927 io non sono sul posto. Pre supporto 9 9 3 0. 10-4 arriviamo. Tango. Pre supporto, siamo avanti. Mi serve supporto? 9 3 0. Non dalla centrale, arrivo dalla calenda, no, solo dalla tasca. Ah, quelli sono quelli della TAC? Sì, 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 solo quelli della TAC possono convergere in qui. Sì, al momento non c'è nessuno, quindi in centrale, quindi resto qui in centrale. Arrivo a prenderti. E ci guardo. hanno shottato cosa così? Mi sono con le moto da cross. Cazzo, ti aspetto nel garage. 10-5? Ti aspetto in garage. 10-4, sono 5 km. 10-4. Vedam 10, stiamo inseguendo una Toros di colorazione rossa con all'interno dei soggetti mascherati. Siamo al 697, gioielleria. Serve supporto, 10-80. Stiamo salendo sopra Vinewood. Ce ne sono due di Toros, colorazione rossa, signori, serve supporto. Avete capito? Sì, 10-4, il problema è che io sono sola in Adam e sono andata a prendere il collega. Possiamo signori, ci prenderci sono tanti, due Adam. Ci stanno cercando di pittare, non ci sono altri agenti. 10-4, vabbè, arrivo da sola e l'altro collega che sta andando a prendere converge da sola. 10-4, ma noi ce ne stiamo andando, cioè non... Fino a quando stiamo arrivando, no, signori, stiamo arrivando, no, tranquilli, andate, continuate a seguirli. Mandateci un civico. Mandate il civico che io arrivo con un altro volante da solo, tu si la sconvergi. Sì, sto arrivando. Sono quasi a Vinewood, oddio. Dammi un civico, che arrivo. Civici, per favore. Signori, le persone non le vediamo più, se ne sono andate via, si hanno pittato e dopo se ne sono andati via. Comunque ultimo avvistamento Life Invader, ci stanno pittando e se ne sono andati. Ricevuto. Due Toros per le scienze rossa. A sto punto passo in centrale, andiamo in una dam singola. Affermativo. Rip, siamo tutti a terra, azione finita, persa. Vabbè, è stata bella comunque.
trovate nel cielo quelle cose che hanno utilizzato, no? Check. Mi sono risveglio in ospedale. 4 arriviamo a prenderti. Grazie. Salve. Ma penso si risveglieranno tanti agenti in ospedale. Affermativo. Purtroppo non abbiamo. Quella che tutti qui siamo? Che è successo? Ma che è successo, colleghi? Tutti qua ci siamo risvegliati. A meno che non lo voglio sapere, non lo voglio sapere proprio. Io non ho già delusa di me stessa, ecco. Perché proprio cazzo, in quel momento che dovevo uscire mi stavo a ferri, invece non è uscito. Non è uscito neanche stavolta. Già, suppongo che il mio collega abbia fatto. Ciao, portato in autobus qui all'ospedale perché siamo in tantissimi. Io sono già qui, ne prendo qualcuno e poi arriviamo con un autobus. Ma portalo direttamente perché, cioè, è inutile. Sono già in ospedale. Per tornare indietro. Ah, vabbè. Di qua, dall'altra. Siamo tutti qua appassionatamente. Ah, voi cosa siete qua? Ma noi siamo di un'altra sparatoria, mi sa. Io ho sbattuto il malleolo. Ma di cazzo siamo qui? In quanti cazzo? Non fate in quanti siamo? Quanto ci va? Mi fa male troppo il malleolo. Un altro posto ci sta qui, signori. Comunque avvisiamo che ci hanno tentato di rapire due toros colore nero per la città. Poi mi devi spiegare come fai. Poi mi devi dare il megafono. Mi devi passare il megafono, poi. Te lo passo in testa il megafono. No, poi me lo devi passare anche a me. Che lo voglio anch'io, lo voglio. Lo voglio anch'io. Voglio anch'io il megafono. Metti da me e ti riprendere il fulminato. Io non l'ho preso. Sì che l'hai preso. McGonagall li sali. Agente. Salve, agente. Io non l'ho vista. Cioè, non l'ho vista, non l'ho presa. È diverso. Pazzita, che vado a prendere male. Come sta? Oddio, il suo collega mi sa che è svenuto. Sì, mi sa di sì, me lo prendo. Sì. Io sto bene, il suo collega no. Sicuro? Ho bisogno di andare in ospedale? No, per fortuna la macchina è grossa. Per fortuna sì. Un attimo, vado dal mio collega. Chi è a terra, McDonald's? Sì, mi sa di sì. No, non è a terra, però. È svenuto, sei in finta. Sì, lo so, lo so. Torna a 10.99. Ecco, meno male che sto bene adesso. Sali, su. Ma sali, dai. La va a cagare. Dopo di lei, la va a cagare e ci stava bene. Niente, sì, ci stava. Quelli nell'ospedale siete ancora lì? Affermativo. Li veniamo a prendere con un autobus. Rimaneteci, coglioni. Dillo a tutti che sono quelli che sono all'ospedale che veniamo a prenderli. Qua? Oh, sono impero. Sono usciti i criminali. Sì, ma ci sono più macchine che ci vedo. Ok. Aia. Hai cosa? Aia. Permesso, attenzione, via. Soliti. Cazzo, non ce l'abbiamo più l'autobus penitenziario. Attenti a Toros nero. Non ce l'abbiamo più. Non ce l'abbiamo più il bus. Non abbiamo più il bus. Signori, non abbiamo più l'autobus, fatela a piedi. Non abbiamo più l'autobus penitenziario.
è che vuole venire in Adam con me? Vai, vai, vai a prendere gli altri, vai a prendere gli altri, vai a prendere gli altri. Più posti ci sono, meglio. Ok, tutti gli agenti rientrino in centrale in riga, signori, si rifanno le Adam, tutti, tutti, tutti. E quelli che erano in ospedale adesso verranno colleghi a prendervi. Cioè, le Adam che sono fuori vanno a prendere i soggetti, i colleghi in ospedale, ecco. Ricevuto. Tanto a Toro, a Toros nero. Sì, sì, ok, adesso lo riceve tutti, mettiti in riga. Sant'Angeli 17. Dai, non ti demoralizzare, Sant'Angeli. No, oh, purtroppo ho un impegno urgente, torno tra poco. Liberate tutti, liberate tutti TAC 4 e spostatevi in macchina dal caffè. Voi due andate nel 1099. Sì. Madonna, madonna, madonna. Vabbè, sì. Sì, là. Avanti. Ho fatto di più. Sì, ora arrivo a prenderti. Attimo che c'ho gli altri, no? 14-14, li ho visti passare. I due che sono andati al 1099 del negozietto si spostano in un attack. Attack 1 è libero. Check, beat, 14. Check. Sì, sì, rientrate tutti in centrale in riga, signori, tutti. Tutti gli agenti. Io sono a piedi, quindi arrivo. Sì, signor sergente. Beh, io, il tempo tutti in riga, sì, signor sergente. Tempo che raccogliamo tutti e veniamo a prendere tutti, signori. Vabbè, sì, tranquillo, prendo la bici. Botto, arrivo. Ah, che bici, sono un chilometro. Uso botti. Smith, esci dalla... 8. Oh, ma... Esci dall'attacco. Questo è por... Oh. No. Esci dall'attacco. Attenzione, attenzione. Vado a fare la vinta immediatamente. Dai, tutti i macchinetti, tutti... Tutti i macchinetti del caffè e vinti a fuori in riga, dai. Tutti i macchinetti del caffè e vinti in riga. Su, sergente, sergente. Su, tutti in riga. Aspetti, aspetti. Ho visto che il suo sognatore ieri è stato felice. Eh? Sì, felicissimo. Sì, felicissimo, grazie. Sì. Dimmi. Sai che oramai l'Imperbank è diventata una pescheria. Lo so che l'Imperbank fa schifo. È diventata una pescheria. Lo so, mettiti in riga, mettiti in riga. No, posso andare in 17 per andare a modificare la macchina. Mettiti in riga, intanto ti dico se puoi. Signore, per me. Arrivo. No, un attimo, prima tutti in riga. Prima tutti in riga e poi dopo i signori cercano persone. Tutti fuori in riga, signori, tutti. Rientrino tutte le Adam, tutte le 1099 che sono terminati, tutti in riga, fuori dalle TAC e macchinetta. Agente Scaldatelli 18. In riga qui, centrale. Sì, già sto qua. Ah, eccoti. Tutti fuori dalle TAC, mi raccomando, manca un green, manca. Dov'è il fratello green? In riga. Scusi, mi spinge. Lega. Ciao, ma sì, dai, tutti in riga. Dai, 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 dai. Chi sono quelli? In riga, in riga. Deposita il fuoristrada, depositalo. Signori. Aia.
Io riga, riga. Uè, Martine, dove stavi tu? Stavo a casa. Dove eri finito? Eh? Dove eri finito? Purtroppo, te l'ho detto. Allora, signori, tu hai tutti i righe in ordine per grado? Marshall, anche tu? Ragazzi, un po' più in là. Fate, no, no, ma che passi avanti? Ci state, ci state. Fattevi più lì. Nella linea gialla non ci siamo. Ragazzi, cioè, non è che... Andiamo più in là, andiamo più in là. Non è che... Fate spazio per i colleghi, gente. Ci sta a posto. Lei con il cappellone potrebbe andare un po' più in là. Eccolo. Zuna, ciacca. Riga, riga, Zuna. E riga. Riga, Zuna. Finalmente quanti siamo? Eravamo quattro gatti, eravamo. Signori, che avevi preso? Tutti tornati siete? Sono contento che siete tutti tornati in servizio, signori. Questi giorni ho avuto una carenza di personale che era fuori dal normale. Grazie per essere tornati, chi era sparito. O per chi veniva abbiamo poco in servizio. Ricordo, attualmente abbiamo solo 1199 e non so quegli intacchi cosa stiano facendo. Si sono dedicati a spostarsi. Perfetto, è stato subito. Rondo, Bagwell, Frank, che cosa? Spostati e attivi dall'attacco 2 per favore, liberatela. Noi attack 6 invece che... Ah, sono sempre buono, l'intero bank, quindi... Vedete riga. Attack 1, suppongo... Attack 1, negozietto. Prendo ben per destra. Venire a prendermi in ospedale. Attack 3. Adesso decidiamo le Adam e chi rimane da solo... Ah, ti viene a prendermi in centro. Da destra. Lili, dove stai? Oh, calma. Tu in zona rondo. In ospedale. Sì, zona rondo, venito. Allora, quanti siamo oggi? Mamma mia, sono contento che siamo così tanti, sinceramente. Si sente proprio dalla voce. Fatto due. No, veramente, cioè, sono serio, perché eravamo quattro gatti fino a ieri. Cosa? Cioè, facciamo avanti e indietro, rapina, un'altra rapina, un'altra rapina, cioè. Sempre gli stessi. Andiamo. Sto ricaricando le armi, quindi per quello ci vuole un po', per quello sono un attimo serio. Perché sto pensando. Bene, bene. Allora, andiamo qua. Ok. Dai, riuscite a stringervi dentro pure voi due? Dai, dai, ce la fate, ci state. Uno qui. Dai, dai, un po' di spazio, ce la fate, dai, dai. Allora. No, è Di Maria, no, non c'è bisogno di andare sulle scale. Dissocio, dissocio, che ha detto? Che ha detto? Dissocio totalmente. Allora, agente esperto Salvo McGonagall. Sì. Un passo avanti. Sì. Tac, sì, Adam 1, prenditi una recluta e vai in pattuglia. Nulla, nulla, tranquillo. Sto scherzo. Dai che ma chi ha sposato Adam? Con la C. Sì, con la S. S. Con la H. Inizia con la M e finisce con la M. Sì, ma chi è che ci ha spostato in Adam 1? Vabbè, li spostatevi da un'altra parte. Arianna? Ma chi è che ci ha spostati? Ok, adesso da 5 M. Chi è che ci ha spostati? Tornato. Lega, c'è il deposito qui dietro. Stasera mi ha salutato. No, stavo salutando, solo che avevo le corde molto tradite. Ragazzi, uscite da Adam 1, perché qualcuno ci ha fatto il furbo, ha spostato tutti in Adam 1, signori. Prendi. Una cosa molto brutta. Check. Con chi sei nato in pattuglia? Adam 1 è in peppiena. Non so, dovrei andare Adam 2. Poi, agente... Alan Forte, Penetina Recluta, va in pattuglia. Adam 3. Di Maria, spostati anche tu sull'applicativo in Adam 2. Guarda lì in verde. Andare in ospedale deve finire, perché non ha senso. Perché se faccio... Sta storia che siamo ad andare in ospedale deve finire, perché non ha senso. Perché se qualcuno fa una sparatoria con noi, finita e vincono loro, devono scappare, non stanno lì. Lo so, però devo andare in ospedale perché non possiamo stare troppo a terra. Vabbè, Green, vai con tua sorella. Adam 5.
E sua sorella? Ma porca, ci sta una linea, Rullo, mettiti vai, sulla linea. La linea. Poi Rondo. Ma anzi no, Marshall, prenditi la recluta, vai in pattuglia. Rondo, vai con Izuna. Ehi, il Rondo. Smith, prenditi un'altra recluta, vai in pattuglia. Cujo. Mandare in moto, Cujo. Prima smiste le reclute. Sì, sì. Mandare in moto? Perfetto, allora prendi... Sì, sì, tanto c'è l'ultima recluta manca. Allora... No, una, perché l'altra si prende Smith. Ah, ma no, 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 ma lei è agente, lei. Una recluta manca. Chi va in moto io? Tu vai in moto con Atman. Poi, agente esperto, lei? Sì, agente esperto? Prendi la recluta e vai in pattuglia. Poi, Bagwell, tu vai G7. Poi, Rossi, vai con... vai con... sì, certo. E Lili? Rossi, tu vai con... quale? Ce ne sono due. C'è... maschio o femmina? Donna! Chi vuoi che sia donna? Rossi, vai con Scaldatelli, la femmina. Ma non è discriminazione! Infatti, cioè è un po' sfortunato, ma no, l'ho sempre pensato anch'io. Ma non è discriminazione. Femmina, insomma, cioè o donna o signora. Che ne so, è femmina maschio, che cioè che non è consigliato, smetti di chiamarlo donna. Agente e basta, si dice. Agente Scaratelli, e poi dicevo quale dei due? È per quello. E invece il fratello, Scaratelli, invece vai con figlio, mio figlio. Figlio Scaratelli, scusate. Vai con con Silas. Aspetta, andiamo su che io. Devo scusi, lei è? Eh? Ah, è quello lì. Sono. Tu sei? Jefferson, Jefferson. Jefferson. Le prime libere. 4. E poi invece vai con Moretti. Dai, andate in pattuglia tutti. Vai, andate, andate. Vado a moto di Rosso. 16:55 ne presso il Vanilla. No. Mary 1 di Rosso, signori. Con la signora Scaldatelli andare tu. Rosso. Così va bene, signora Scaldatelli. Mary 1 di Rosso, verso nord, verso nord, controlli nord. Dai, che io non sono capace. Wait, tu chi sei? Tu chi sei? Che c'è? Tu, che cosa fai tu? Io? Mm-hmm. Faccio tutto registrato nel mio bodycam. Sto provando a prendere un leccalecca, non so volevo aprire perché stronzo. Ci sta un leccalecca. Ma perché la Dam 4 è diventata la macchinetta del caffè? Scusi. Perché la Dam 4 è diventata la macchinetta del caffè? Scusate. È vero? Smith, check. Agente Smith. Qui Adam 11, 18. Fai spostare il tuo collega in Adam. Un problema, venire sulla può venire un Adam ardente di supporto? Mary 1, 1080 presti nell'autostrada verso Gas Monkey. Richiediamo un supporto Adam. Adam 1, Rossi, fai spostare la tua collega. Nei pressi di Grove Street, chiediamo una battaglia di supporto. Mary 1, andiamo a seguire. Mi mancava avere tanti agenti in giro. Tanti agenti. Signori, 10-3, coordinati più ordinatamente. Siamo tornati tanti. Oh, siamo tornati in tantissimi casino di Center Radio. Guarda quanti Adam si ha. Siamo tornati ad essere tanti in polizia e già di casino. La caffè radio. Siamo con poi c'è Rondo che fa apposta. Beer Jefferson, fate venire il vostro collega in Adam sull'applicativo. Baby, cosa che dice? Adam 5 comunica, segnala una PMV rosa, cioè scappata alla 1080.
è scappata BMW 8 rosa. Targa, signori. C'è da dire anche le zone, chi siete e dove, perché non vi si riconosce più quella voce. Signori, gentilmente, 10-3, comunicazioni radio importanti. Cujo, è pianato 10-3 a un tenente. Non so cosa, ecco. Ma da molto di giù, no, parlavo con il tuo, signori. Bastate, sì. Alla 9-18. Carino. Andiamo fuori. Ma poi fai zone e coordina la radio. Madonna mia. Facciamo? No. Non sei pazzo. Cioè, già tutti lo odiano. Poi dopo, se lui si mette, si monta la testa. Si monta. Ragazzi, si sparano al 40. Ci mette in punizione. Ti sparano al 40. E coca, sì. Che vuoi fare? Che vuoi fare? Allestisci il convoglio? Io non ce l'ho manco per cazzo. Ok, signori, un attimo. Signori, sparano al 40. Vincente? Io finché non apro le caliche, qui non mi muovo. Vincente 27. Vincente 27. Ci sono due soggetti sul fronte. Sì, l'ho capito, un attimo. Dici 3, facciamo una squadra, ho detto. Un attimo, ho capito. Voi due, spostatevi in tac 2. Fare il fio da merda. Sai cosa farei? Aspetterei che se ne vanno. Appena se ne vanno, li fermiamo e li spariamo contro. È così, lo schifo, però no, dai. No, li fermiamo dopo. Attack 2, no ragazzi, chi ha detto di spostarsi gli altri? Ha detto solamente i due che erano sul posto di spostarsi in attack 2. Ah, ok. Guarda che è tornato in servizio. Poi anche Adam 6. Io non l'ho, 18. E Adam 5. Spostatevi in attack 2 per fuori, Adam 5, Adam 6. Lo stracchino alla coca, Ok, check, signalo A. Adam 5 check. Signalo A. Diglielo. Signalo A. Adam 7, 10, 8. Signalo A, check. Attack 2, mettiti in attack 2. Gente la coca. E adesso lo decidiamo un attimo. Aiuto, ma che cazzo? Canale 6, tac 2, canale. Vuoi andare, vuoi andare tu alla coca? Sì. Ok, vai, tac 2 allora. Sì, sta giù. 7, canale 7. Frequenza, ragazzi. Frequenza 6 perché la 7 di sacca occupata. Ok, Siete in 9. Siete in 9, manca, me ne manca uno, me ne manca. Ci sarà gente da solo in centrale? Vuoi andare alla coca? Tu, sei da solo, vero? Sì, ma me ne manca uno, siamo 9, dammene uno. Giro 40. Sì. Ieri ci stava un agente da solo? Aspetta, mi carico a un ultimo agente così di fretta arrivo pure io. Andiamo. Coordini tu, no? Io non vengo alla coca, no. Ma mi serve un altro. Ma io c'ho un... Dipende il pesce, non c'ho voglia, ti ho posto fatto. Se gold vuoi venire a sparare, carpino. Dove? Coca. Andiamo alla coca. No, però aspetta, c'è una mela di munizioni. Dammi a me. Vabbè, vieni gold. Coordinano gold. Vabbè, coordinate voi due. Frequenza numero 6. Il tuo numero. E 219. Ok, metti tutto nell'armadietto. Ok. E tutti quelli che sono stati chiamati per TAC 2, frequenza numero 6. Coordinano gold e riva. Gold e sì, no. Quanta roba gli hai dato? Termite, ma che è sta termite? Ma io non posso mai un cazzo, non hai capito quanta roba c'ho. Ma quanta roba c'ha? Dai, gold! I silenziatori! Adam 7, check. Scaldatelli. Scaldatelli chi? Non so come chi di nome. Filippo? Sì, Filippo Scaldatelli, esatto. Con chi è in pattuglia? Con Silas. Ok, ah, è vero, Silas non può collegarsi. Rondo, muoviti, devi andare. Quante persone dovevano convergere al 40? Sono già quelli di TAC 2. Esatto, quelli di TAC 2. 10. Sono giusti, sono 10. Adam 2, 10.55 presso il centro di 556, 538.
Cioè, mo ragazzi, vedete la sera quanto è impegnativo la polizia, Dio mio, per me, se sono sergente o piani alti, cioè, è veramente difficile coordinare tutto il dipartimento così, cioè, di sera, veramente una roba incredibile. Mamma mia. Pronto? Dimmi. Buonasera. Beh, hai tipo un sacco di roba addosso, cioè. Ma io non posso mai un cazzo Tipo i perché. silenziatori, cioè, sai che se te li rubano si fanno un sacco di soldi. Ma sai quanta roba. Hai visto quanta roba c'ho? Che io Sì, non ho sì, mai sì, tempo sì. di posarla. Io non vado mai alle droghe, infatti. Senti, già che mi ricordo, l'indagine l'hai scritta tu il fascicolo, quello lì Aspetta che io su. comunque ho l'occhio viola, quindi non so quando ti convenga parlare di cose varie, quindi. Ah, ok, ne parliamo dopo allora. Ok, ciao. Dopo, continua tu il caso che stavi facendo, eh. A Dopo te posto. lo giro. A Ciao. posto, ciao. Per evitare metagame, non si. Non parliamo di queste cose mentre ci sono con i colleghi in live. Salve, Sì. è dove è stato? Ottimo lavoro. Andiamo a casa mia, c'è la Sì, lavanderia. la casa sua. Ah, lavanderia pure, Va bene, addirittura. sì, c'è la lavanderia, vogliamo la cabina. Vado un attimo FK, io arrivo subito. Bella Smith. Ok, eccoli. Chuck Smith. No. Chuck. Ok, sono Alla tornato. 8 con 10 80, mando posizione. 10-4, Adam 9 interviene. Comunque converge Ciao. Adam 2, se non sono troppi converge pure. Oh, scendi. Guarda l'applicativo, guarda quanti siamo finalmente. Sì, no, finalmente, perché sono Siamo aperto tornati, io Ma no, sto pomeriggio ho tossicato male, quindi finalmente, colleghi. Ora vado a fare a cavolo duro. Oh, Il prossimo che vengo a sentire, il prossimo che vengo a possiamo avere sentire l'ordine? fa il deficiente, che oggi è stata già una pattuglia in aria, vicino a proprio di benzina, che mi dice davanti a mia moglie: andiamoci anche lui dentro, giuro che gli sparo in testa. Me ne sbatto il casco, lo dico. Scherzando, ma mi ha fatto questo che io l'ho detto. Comunque, mo, hai visto Sono proprio quanti stupido. siamo finalmente? È ora, dobbiamo essere così almeno anche domani, dopodomani. Vediamo una settimana, se non è solo oggi, perché se è solo oggi mi arrabbio di Vabbè, ma nuovo. oggi sta, ragazzi, siamo onesti. Adesso è la zona gialla, quindi la gente, lavoro, fuori città, amicizie, parenti, la gente si muoveva. Sì. Adesso che si arriva in zona rossa, sono di nuovo tutti qua, saranno, e vedrete che comunque adesso sarà il boom, sarà il venerdì, il Sì. sabato, il boom. Segnatevi, ragazzi, adesso in settimana sarà morta la città, fidatevi. Descrizione del veicolo del 1080? Andiamo, dai. Ok. Bon, bye. Ecco. Occhio agli agenti che fanno un po'.
Io sto. Ora sono tornato in servizio, quindi vedo, ascolto il mio cordino io ora qui. Buon vai, ciao. Avete bisogno di supporto per questi eventi? Con te? Vediamo se sfidi la mia pazienza. Vai, prendi la macchina. Scusa, la Mustang. Ma è Mustang, prendi la macchina, dai, su. Quella. Ma che, prendi su, dai. Andiamo al Gas Monkey e c'è sta l'inaugurazione. Ma guarda, deve avere anche il concerto. Dove sta sto concerto? Domanda, non ho capito. Mi sembra vanilla. Andiamo al Gas Monkey, un attimo. GPS. Adam 12, diventa Adam 5. Allora signori, Mary, vi voglio a nord. Vieni delle sirene per cortesia. Voglio a nord Mary e Adam 11. Ricevuto? Adam 11, 10 e 5, per favore. Voglio Mary e Adam 11 nelle zone nord dell'isola. Paleto e Sandy. 10-4, noi andiamo a Sandy. Ricevuto, vabbè, andate a caso nel nord dell'isola e fatevi supporto a vicenda. L'Adam mia e di Brando, Adam 10, siamo in supporto a voi a nord, in caso avete bisogno. Va al collegio. Mi sembra cos'è la tequila, cioè il concerto dei fra. Adam 1 si distacca da 1070 e poi non si fede. Però lasciaci la macchina. Smith? Ferma, no? Ma? Dici che non pensante? Sì, sì. Non pensante veramente. Dovresti andare sotto un camion e andarsene tranquillo dritto. Gentilmente, collegate la Mary, venga, dai. Adam, disponibile a fare pattuglia? Mamma mia, non vedo più un cazzo, io non vedo niente, non vedo, mamma mia. Madonna, io non vedo nessuno, non vedo, oddio. Non vedo nessuno di queste persone che stanno qui, io. Questo poliziotto ha detto che siamo brutti. Comunque, un vostro collega, aspetta un attimo, che è importante. Non vedo nessuno. Sotto, io ho detto che lo denuncio perché uno non mi ha... Ok, ora inizio a vedere piano piano. Due mi ha dato una benda e detto io... Sono lo spirito di comandanti. E volevo... Ok, ora vi vedo, ora ti vedo. No. Non me l'ha neanche pagato. Lo sai che non ti stanno neanche cagando? Sto svuotando. Hai la matricola. Lo sai. Oh, capelli biondi. Come si chiama? Le motociclette. È venuto qua a fare con l'altro collega. Smith? Mm? Chi è Mary? Hartman e Cujo. Chi è più tra loro due? Cujo. Cujo non, cioè, capelli capito, lunghi o capelli corti? Ho i capelli lunghi o corti? Sì. Lunghi, allora Hartman, cos'è che ha fatto? Mi ha messo sotto con la moto, mi ha proprio investito. Ma non chiedermi scuse e niente, si mette a ridere e a parlare di altro. Ho detto, ma sei reso conto che mi ha messo sotto?
Io te lo guardi almeno per evitare che la denuncio come minimo per quello che ha fatto, neanche chiedendomi scusa di come sto. Ho detto se mi dava i soldi del giubbotto che mi ha strappato. Mi dà una benda e se ne va. E ma è normale? Scusa e niente, si mette a ridere. Una domanda. I capelli li aveva tipo a presente come sono fatti i capelli tipo dei paninari? Di che? Sì, i capelli dei paninari. Dai, come posso spiegare? Allora, i miei capelli, solo che ai lati non aveva proprio nulla, proprio liscio come nuovo, e sopra tipo un ciuffone giallo, giusto? Oh, c'era il casco. Ah, cazzo. Non so. Ah, allora non mi ricordo. Poi non si intravedevano i capelli biondi lunghi, ma non so come ce l'aveva. Biondi lunghi non ce li ha il collega. Appunto, non li ha Cugi, i capelli biondi lunghi. Ma neanche l'altro. Ce li ha rossi. No, appunto, mi sembra forse strano. Aspetta un secondo, che io non mi ricordo perché talmente ero infuriata che neanche mi ha chiesto. Ma parlava tipo con una voce. Show bella! Tipo. Dai, dai, Zuna, per presente Zuna, lui. Un secondo, lui. No, non è era Zuna. Lui? Ok. Qualcuno viene un attimo qua, quelli che mi hanno visto che mi hanno vestito il poliziotto che non mi ricordo come c'aveva i capelli. Qua, arriva lui. Io descrivo al signori qua come era. Uno dei due che era in moto. E chi era? Cioè, che capelli aveva? Non so, se non lo sapete voi chi mi ha detto. Che capelli aveva? Ecco, mi sapete descrivere. Aveva il casco, è un bel problema che capelli aveva. Il problema è che... erano biondi, si intravedevano un pochettino fuori, che gli fuoriscino dal casco. Erano biondi o arancioni, che erano? Sa, ha una radio? Sì. Faccio venire qui due agenti in moto, glielo dico subito. Sì, un attimo. E Mary? Sì. Convergete un attimo qui al gas monkey per fuori. 10-4, eravamo lì prima. Sì, lo so, infatti per questo volevo sapere un attimo chi è stato a fare la cosa, venite. Io la signorina. Ah, ok, capito. Vieni qua e rimborsa lì il giubbotto. Oh, come il giubbotto? Che dai, cazzo, mai una gioia? Due giubbotti. Mi potrebbe ripetere? Ci sono io, lotteria della concessione. Ho già preso già il biglietto. Poi io ne compro, venite qui un attimo. Ho già preso. Arriviamo. No, perché? No. Già preso il biglietto della concessionaria, grazie ancora. Quanti biglietti avete venduto? Io due. Ah, a cazzo, ho venduto quelli per te. Cioè, sì, i biglietti. Quanti biglietti avete venduto la batteria fino adesso? Boh, un'ottantina. Ne compro due, tre, anzi, due. Tre. Tre. Massimo due numeri a testa. Sono due, se no. Allora due, allora. Venga, 90 già sono occupati. Chissà da chi. 89,90 già comprati. Chissà da chi. Io allora compro due biglietti, allora. Ok, il 90 era il mio, la mia data, me l'hai potuto bastardo. Guarda, ma l'hai vestito, che hai avuto per l'eccita o cosa? Sono 10.000 perché sono... Poi se mi può dare un nominativo... Vabbè, non in radio, venite qui. Sì, arriviamo. Guarda, mi stai sul cazzo. Posso dire i numeri o sono a random? No, paga un attimo la fattura e poi può dirmi il nome e cognome e poi... Daniele Smith. Senza, lo dico io. Posso portare a te Daniele Smith sono. Una domanda, cosa fanno quel gas monkey? È un officino come permis, non so. Vendono macchine che non li trova nel concessionario. Sai cosa fanno? Ok. Numero 5 c'è? No, i primi sono quelli già 50? È un po' stupido. Soprattutto c'è il 50? E 50 c'è poi? E poi 50 e... Lo nell'app Discordia. Perché ancora devono risolvere il problema. E 25. Va a vedere là e... Preso 25, c'è solo 25. Ma sai dov'è lo showroom? Sono dal concessionario. 50 e 30, cioè 30? 31. Mamma mia, 35? C'è. Ok, vai. A posto, 50 e 35. Grazie mille. C'è il 4G, mannaggia. Questo collega si è perso per strada o arriva? Sta arrivando, si preoccupi. Tempo di arrivo, Mary? Centrale, non è un problema. La prossima volta magari smette di ridere, magari non so, investa gente che può ridere. Nel senso che investo voi. Ok, perfetto. Mi incarcerate. Poi vi farò sapere. Sono omicidio. Sì, signorina, quale altro mi consiglia da comprare qua? Quale consiglio a prendere, sì? A me ne piace una, e questa è 1.300.000, la mortacci. La tempesta. Le coglioni, non li ho 1.300.000.
dire la somma, anche la posso consigliare qualche macchina. 150.000 dollari massimo. 150, ok, guardo un attimo. So che lei è molto più esperta di me per questo. Lo santo scassamo, però me ne intendo di macchine. Io no. Sono direttore del Bennis. Questa battuta Mari 1 collegata alla Mari 1 una domanda, cosa posso dove concedere? Io non vorrei dirlo, ma chi cazzo dà la pacente ai vostri agenti? Se n'è appena schiantato uno in moto là dietro. Ma dove? Chi ma cazzo li fa la sua guida questi? Ragazzi, come fa? Un cromano, fermi, in mezzo alla strada, uno si è schiantato anche su. È colpa dei tenenti, eh. Colpa dei tenenti, chiaramente. Complimenti. È colpa del tenente Sacchi qua. Complimenti. Dopo vado a finire la semifinale. Giappa con 1001, grazie per il follow, cazzo mangi. Sì, oh, crazy, cosa vuoi? Mi scusi, ho dato la tenda prima, a posto, sta bene. Sta qui, con i cavalieri arancioni. La signorina ha perso allora, anche un po' certo giubbotto, le si è danneggiato. È come mi ripaga, ridendo e dandomi una benda, è una cosa normale? No signorina, se io mi investo a voi, voi non mi date non so quanti anni per tentato omicidio a un ufficiale, cioè. Dai, mi dai il numeretto signorina. 166. Che staffa. Tanto non lo posso. Cosa può? Con lei mi dispiace. Non posso. La ringrazio. Cioè il... Arrivederci. Arrivederci. 55 Adam 4 presso il... Ah, vai a riparare la moto, che sono quelli del gas del Motorcycle Club qua, no Motorcycle no, Custom. No, Motorcycle Custom qua, Motorcycle. Motorcycle Club. Sai che non si deve bere oppure drogare quando è il Motorcycle Custom c'è. Vai, va bene. Motorcycle Club. Anche qua. No, ci sta anche qua il Motorcycle Custom, ma ho scritto siamo al gas monkey, è scritto. Nell'annuncio ho scritto. Ho appena visto lo shroom, le macchine che costano poco fanno un po' schifo al Kaiser. Allora, l'unica caruccia che... è, costa 225.000. Scusa un attimo, Hartman? Sì? Vai tu? Sì. Ecco, vai. Va Adam 4, 10, rappresentaci 10, tu, Hartman. Che cosa devo fare? Vai, e vedi, no, c'è in cafetteria intendo. Ah. Ma non l'abbiamo fatta, ma sì, tu era Blin. Ah, quella di prima. Sì. Vai tu e vedi che facciamo un pochino di silenzio in questa radio. Scusate? Sì. Il muro. Ma che vuole da me? Che volete da me? Volete stuprarmi? Pronto? Devo rientrare in servizio o posso continuare a fare applicazione? Vabbè, stai fuori, basta che non. Cioè, ma stai fuori, ciao. Credo devo rientrare. Sì, calmo, non faccio queste cose anche ai clienti, sennò le persone magari scappano. Fate ma... pure tutta figura. Beh, gente, salve. Andiamo? Sì, salve. Dove è lei? Io? Ma dove è lei? No, il signore qua. Sì, qualcosa. Agente. Capito. Capisco. Vuole che è agente? Esperto, no, sergente. Gente. Sergente, salve. Vede, non vabbè. Vede le sergente. Sì, guardavo, perché ma secondo lei io conosco i gradi? Buono, ho qualche freccetta in più, quindi ho pensato che era il grado più alto. Esatto. Qual è il sergente? Poi della centrale. No, io non mi esprimo. Come? Tutti bravi, sono tutti bravi. Brando? Ufficialmente è un cimo fino. Vedi che banner fa cagare. Andiamo. Chiama, banner fa cagare, vedi, andiamo. Delfinaggio, faccia lei, insomma. Vabbè signori, noi torniamo al lavoro perché sennò quel crimine serpeggia. Arrivederci. Sandra, vale. Sergente, c'è il concerto dei Fra. Sì, ma qui c'è un sacco di gente, nonna. Ma c'è un gabbiano. Gabbiano, è un'oca. Per dire anche tu gabbiano, quindi non dire. È un gabbiano grigio, sai. È un gabbiano grigio. Un gabbiano grigio. Non c'è il mare qua. Dove cazzo lo vedi un gabbiano qua? Colleghi, muto la radio per il caffè. Ci penso un rettichino così andiamo a vederci un po' i vuole venire lei a negativo.
Se c'è una gente. Se c'è una gente in centro da solo, poi vai con lui. Siamo noi in 3 in pattuglia. Io sono signore, 10 3, oh. Ho io una gente in pattuglia che siamo in 3, te lo porti in centrale e prendi lui. Portamolo gentilmente alla centrale e difendi. 24. Se mi mette il GPS al tequila andiamo lì a vedere un po' il concerto. Togliamo la sicurezza. Bello, vediamo un po' dove è il tequila, eccolo qua. Vai. Vabbè Brando, vabbè, io dovevo uscire e invece vai in autostrada, ci credo. Che fai incidenti. Non ho visto che devo uscire. Ti ho messo pure il GPS. Non l'ho visto, mi scusi. Dove vai in contromano? Cosa fai? Ma sei pazzo! No, non sono pazzo. Devo un attimo prendere la patente. Io ti ritiro la patente, io ti ritiro la patente io. Aggiusta questa macchina, giusta? È rotta. La tua? Come cazzo la giusta nel centrale? È rotta. Vabbè, mamma mia, Brando, non sapevo guidare tu. Sono un driver, io sergente. Chiamavano driver quando era il Bernis. C'è molto movimento. Mi chiamavano driver così vediamo di più solo diventare i pavole auto. Aspettando, perché state di nuovo in autostrada? Spegni i lampeggianti. Quasi che siamo qua, cosa ne pensa? No, no, ne no, era solo per chiedere. Ho detto no, ho detto non ho sentito, ho detto no, ne hai detto. Io non vado più ai punti di droga ormai, cioè vado pochissimo ai punti di droga. Va bene, ogni volta che andiamo là lo prendiamo in quel posto. Per questo io non vado più lì. Signore, perché già la parte andiamo. Da un 9 è diventata un 5. Andiamo. Mary 1 18. Qua siamo troppo pochi qua, cioè io vengo pagato per attendere due cristiani. Ora arrivano fra questo paese il pre. Salve. Ciao sbirri. Ignoranti. Che sbirri, io. Cazzo, fra, ho portato le guardie, guarda. È proprio come fa. Scendi da sto palco. Fra, io sto con la Nintendo. Sì, sì. Devo sentire come fa pure i poliziotti, tutti corrotti, dentro i borghi. Da quello è un sergente, lo può tenere, gli spara in faccia. Dai, ok. Le candele manca. Questa è la fase preliminare, signori, il vero fra sta arrivando. Vite. Gira, ma che stai a fa con le mani? Qui da un 5, c'è gente mascherata al 529 che sta dentro una figa. Un attimo. Adam Mondi si può convergere? Siamo qui sul posto noi, Adam 5. Adam 5 siete sul posto già voi?
Ok, un attimo. Quanti siete? Agenti da soli in centrale ci stanno? Ok, la gente che è da solo in centrale con Brega alla flica. TAC 1, frequenza numero 7. Vabbè. Siamo a posto di cazzo di passi, va! Bene signori, è arrivato Aaron Spark, il mio fra, quello che abbiamo fatto sta cazzo di canzoni. Cazzo fra, c'hai ragione, sono un cretino. Coglione, Anthony Spring. Scusami cazzo. Testa di cazzo, guarda. Comunque ricordatevi, prima di iniziare, piccolo indovinello. Cosa ci fanno tre ballas in giardino? Poliziotti, ditelo voi. Ditelo voi. Spaccio. No, vi fanno le vostre madri, cazzo! Ma che cazzo è battuta? Cazzo, ci stanno copiando. Ma che cazzo sono questi? Non lo so, te li ammazzo, cazzo. Sapete, ragazzi, intanto vado a fumare un po'. Ragazzi, mi di merda. Bella, cazzo. Dove vado? Strano fare il puritano. Puritano. Stammi lontano. Cazzo di fake fra! Ma poi in giro ci copiate al nostro cazzo di livello. No, non ci arrivate! Ragazzi, che vediamo una via di qualità. E te lo sto dicendo, cazzo, la verità. Venite nel potere proprio scopo. Se vi danno una cazzo, sarà cazzo. Noi siamo un po' di ganja. Poi c'ho son baby try. Poi un po' di gloria di forum dry. Ma oh, ci sta pure un pischelletto. Collega, si mantenga. È un agente di polizia. C'è ragione, so com'è questa canzone. Dopo un po' mi mette in testa. Ti fanno rispettare. Ora arriva la parte migliore, cazzo. Cazzo, fra! Vai, cazzo. Stavo troppo fatto sul divano. Poi una cosa così importante neanche mi viene a chiamare. Ma da morto rispondo a questa chiamata. Fake fra di merda. Hanno rotto le palle per l'ultima volta. Il comandante è entrato, adesso vogliono pure comandare. Ti metti in giro a fare i Vabbè, dai, andiamo in un'altra parte, dai. Va bene. Averci. Questa è dedicata a tutti quanti i tipi che fanno parte. A tutti quanti i paracadutisti anonimi, ai fake fra, ai vagos, questa è qua, sono le 10 regole dei fra. Sono 2 dei 55 per tutto bene. Meri 1 di 55 nei pressi del concessionario Sato.
Centrale. Com'è la battuta, signora? E attende davanti all'ufficio del vicecomandante. Signore, vedo quello che vedo io? Sì, sì, vedo anch'io, non ti preoccupare, ma è normale. Anche lei è normale, è normale. Ciao. Pronto. Come va a nord? Il mio subreddit. Bene, ma la mia compagna vuole tornare in centro, possiamo tornare? Va bene, mi faccio sostituire da un'altra Adam. Ok, va bene. Ok, solo che non c'è il radio. Con il sergente Smith sto parlando. Ok, lo comunico al radio e dico che mi sostituisce in altra Adam, ok? Va bene, ciao. Allora torniamo in città. A posto, ciao. Un'altra Adam che va a nord, signori, check. Check, Smith. Un Adam che va a pattugliare a nord, che Adam 11 ritorna in città. Adam 7 si propone per il pattugliamento a nord. Adam 12 converge a nord. Ok, allora Adam 7 convergi a nord dell'isola. 10-4. Fate pattugliamento normale insieme a Mary che sta a nord. 10-4, il tempo di cambiare volante e li raggiungiamo. Sì, beh, andate separati per ora. Mary 1, 10-55, questo con successo, ritorniamo a status 1. Qualcuno è andato fuori al furto di veicolo, signori? Sì, abbiamo fatto, mi sembra andato a furto. C'è la linea di Adam 8. Na 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 na. Bella canzone, no? C'è un dica di no, sergente. Dov'è il mio tipo di canzone? Mi piace, neanche a me, però mi Pronto? Smith, mi sente? Sì, chi è? Sono Stark. No, volevo chiederle. Ma le Mary sono state autorizzate? Cioè, possiamo uscire se glielo chiediamo? Ho già autorizzato, sì, non Mary, sì. Ah, ok. Tipo, se lo voglio chiedere un altro giorno... Sì, certo, basta chiedere a me e io vi mando fuori. Dipende anche da quanti stanno in giro. Ah, ok, strafino. Arrivederci. Ok, arrivederci. Mi faccio vedere la patente. Lo allora, stavo portando ad aggiustare, visto che ho fatto 500 chiamate meccanici, ma nessuno arrivava. Me la fai vedere sta patente? Sì, un attimo. Vedi che non ce l'hai quella del camion. In che senso non ce l'ho quella del camion? C'è solo quella della macchina. Ah. Solo quella della macchina, guida senza patente, mi dispiace. Sta scappando. Fermalo. Fermalo. Non finisce 80. 1080, di supporto per favore. Adam 3 converge. 1020. Brando, dove cazzo sei? Oh, Brando. Che fai? Mandato un 1020. Ma che hai fatto? Signori, Brando è avuto fuori dalla macchina e poi non lascia la cintura, quindi abbiamo perso. Bradley, ma dai, Smith, no. Rossi, non è colpa mia, è colpa di Brando. Con la cintura. Vabbè, fai proprio schifo, guarda. C'è la cintura, tu. Cioè, non hai visto la cintura. No, ci sei cintura e poi sono sceso. Non so com'è possibile. Vabbè, guarda. Io ho perso perché Brando non lascia le cinture. È un SUV simile a un fuoristrada. Erano 4 persone a bordo. Ma questa mi sa che sono davanti io. Ce l'abbiamo? Da tipo una Doros? No, negativo. Signori, Mary 1, segnaliamo la presenza di gente alla Maria 3027. Ah. Pertanto richiediamo
Ok, se attendete, rimanete in stand by. Ehi, Cujo, capi, Cujo, capi. Rimanete in stand by un secondo. E ora l'ho ucciso, eh. Cujo, rimanete in stand by che mi mando una dammi supporto. 10-4. Adam 5, andate in supporto a nord. Sì, veloci che ci sono affiancati dei tizi sospetti. Andate via. Ok, signori, per controllare il punto, andate in TAC 3, frequenza numero 8, e controllate la zona. Adam 5, andate in supporto insieme ad Adam 7 e a Mary. Dove dobbiamo andare? Nord 3027. Bradley. TAC 3, spostatevi in TAC 3, frequenza 8. Grazie. Frequenza 8? Mamma mia, sì! Con la cintura, non so come ha fatto a scendere. Guarda, non sei un coglione? Se sei un coglione, premi i pulsanti sbagliati e ti slacci le cinture. Sei un coglione, ma devi anche allacciarla. No, ci sono col muscolo X. Ci sono le sirene col muscolo X. E sono sceso. Cos'è a caso? Ma così mi entrano in corsa, quello è il problema. Oh, perché se... Allora, tu sei nato contro il tizio, ok? Hai investito il tizio, ok? Non avevi la cintura allacciata e sei volato fuori come le persone normali, ok? Sì, perché è dura una persona, non è un comune. 539 al 539. 539, affermativo. Andiamo al 539. Può darsi che era la flica perché c'è stata la rapina in corso al 529. Adam 2 di 55 nei pressi del parrucchiere al 571. L'auto Salve dica. Quando a controllare ci sta uno sul tetto, ci sta lì. Ci sta uno sul tetto? In che senso? Ci sta proprio uno sul tetto. Ah, andiamo a controllare subito, dazzo la segnalazione. Di niente. Andiamo dietro al retro. Comunque cioè, che non ricapiti mai più, eh. Non l'ho fatto apposta, io lo giuro, non era. Appunto, non mi frega intenzione a meno. Andiamo a controllare sul tetto. Vai, ti aspetto qui. Anzi, lo vengo anch'io. Ma che punti, che pistola? Oh, ma che fai? Non ce l'hai la torcia? C'è gente al 559. No, signori. Un attimo. Troppi punti droga in questo momento siamo. Salve, buonasera. Okay. Signore? Salve, buonasera. Salve. Che ci fa sul tetto, signore? Che ci fa? No, stavo pensando. Sul tetto pensa lei. Signore, mi scusi. Le persone si sono allarmate, pensavano volessi buttarsi giù o fare qualcosa di strano, ecco. Scenda dal tetto che è pericoloso, signore. Ma no, di solito mi siedo qua a pensare. Si siede però perché la gente la vede là sotto, in piedi. Ah, assolutamente. E poi se non è il titolare o un dipendente è proprietà privata, quindi non può stare sul tetto. Io sono il vice direttore. Allora, a posto, però comunque si siede in caso perché la gente poi la vede in piedi, qua se la si vuole buttare. Assolutamente. A posto, arrivederci. Quando se mi spingi ti faccio male. È tutto tuo, una alla volta. Sì, sì, un attimo, che già non ho praticità con le scale, poi dopo se cado. Hopla. Usi la pistola come aiuto. No, no, quella la uso quando i posti sono molto più alti, ma quando è basso così, vedi, uso forza di pensiero. Però, non cagata o cazzo, eh. Chiamo subito quelli che devono convergere. Adam 3 è disponibile, siamo da 3. Adam 3 siamo noi. Anche Adam 11 è disponibile. Chi è la 3? Adam 3 siamo io e Caruso. No, infatti ho chiesto chi è la 3? Ho sbagliato, Adam 2 siamo già 3. Allora, Adam 2 più Adam 11, convergete a 10.99. Tac, 4, frequenza 9.
No, non ci andiamo, punto. Io non mando gente a 559, mando a morire, no, no. Si appostano sopra l'UFO poi. Esatto, posto sopra l'UFO, sì. Mi raccomando, TAC 4, frequenza 9, signori. Adam 11 e Adam 2, TAC 4, frequenza 9. Ah, vero, poi una domanda sta gente, una curiosità. Ma se rapiscono il vice sindaco e lo portano in una rapina. Forse si importa tutto. Visto in ospedale, dai, vai, visto in ospedale. Ad Andrea si dirige alla rete in ospedale. Adam 10 viene in supporto. Cosa è successo in ospedale? C4. Se ne leggi le chiamate, non lo sai, Larissa. Ho la chiamata, minchia, non posso guidare, non posso guidare, signore. È stra pericoloso, mi deve fare lei la guida. Sto succedendo correndo via? Spegnere sì. Dove vai? In ospedale? Uscire così all'improvviso. Chiamo chi ho dato la segnalazione, chiamo. Sì, c'è stata una rissa qui davanti, ma sono appena scappati. Uno era un certo Massimiliano. Sì. Ecco l'auto, signora, avevo ragione, è fermato. Sì, un certo Massimiliano si fa chiamare il brasiliano. Capito, ma adesso andati via. Sì, gli altri due sono andati di qua con la macchinina. Ma il Caddy era lì. Erano quei due qua davanti, signore, il Caddy e l'Autorus. Sì, vabbè, se l'importante è che se ne siano andati, che non abbiano continuato a... Sì, sono loro. No, per fortuna. Va bene, a posto. Allora noi torniamo al nostro lavoro. Arrivederci. Vabbè, grazie, gente. Grazie. Adam 12 diventa Adam 5. Certo. Solo che scappavano così da uno spedale. Metto che non darà bestemmiare in Radio 9. Check, rapina Sandy. Signori, ho chiesto di spostarsi in TAC 4 per quelli che convergono per fuori. No, siete in due in TAC 4, signori, siete in due in TAC 4, per favore. Rossi, Scaldatelli, spostatevi anche voi due. E gli altri non ci sono, né in radio né in TAC. Ma come? Ma non hanno capito, vabbè. Rossi, Scaldatelli, mi ricevete? Andiamo 11? Scaldatelli, Rossi, check. Ma non sono in frequenza 9. No, assolutamente no, non siamo andati alla frequenza. Sì, Adam 11 e Adam 2 ha detto. Ah, ok, io ci faccio. Convergete, mettetevi in TAC 4 e frequenza numero 9. Vai un attimo a destra. Signora, scusimi. Signorina. Sente? Sente? Sì, poi. No, stavo dicendo, signorina, mi potete fare la cortesia di non uscire così velocemente da un garage in centro città, gentilmente? Oddio, scusate. Ha fatto una bella sgomata, gli posso dire complimenti, però è pericolosissimo. Passare un pedone davanti è pericolosissimo. Avete ragione, scusate. Auguro buona giornata, può andare. Grazie. Attimo che devo mettere a posto gli auricolari che mi hanno ucciso un timpano. Check. Perfetto. Arianna, wait, fatevi trovare pacchetto. Wait. Maggiore Parker 18. Buonasera, buongiorno. L'hai chiamato? Maggiore. Sì, è un'altra cosa. L'ho sentito. Mi dico, ma perché ci sono dei pali in mezzo alla città? No, ora non è me. Vabbè, ma non c'è stare, dai. Madonna, io non riesco a fare più di 20 minuti con te in pattuglia. Riportami in centrale che sto per esplodere. E cosa ho fatto? No, perché sei pesante. Non è vero, non ho detto nulla, cazzo. Poi come desidera, sono gente. Auguro la promozione.
Marshall, vai tu con lui, vai tu con lui in pattuglia, vai. Che io. Vai tu con lui in pattuglia, perché io non ce la faccio. Vai, ciao. Smith, però vai, tu vai, non vai. Mi vuoi andare così, Vai, ciao, devo fare una cosa. Dai, Smith. Vai. Smith. Ehi. Ma sta Silas o se ne aiuta? Andiamo insieme? Silas, dov'è? Ehi, su a nord, vuoi andare come in pattuglia? Ma le sta gestite la fine? Guarda, alla fine c'è stato un casino, perché poi sei andata via a cena e alla fine poi è tornata dopo e non è più andata avanti. Quindi facciamo domani. Vabbè, voi due andate in pattuglia, allora prendo qualcun altro io allora. Qualcuno viene con me magari, che sono da solo? Vabbè, ciao. Visto un SUV allontanarsi con quattro persone mascherate dentro. Ecco, ricevete. Ciao. Fattoria lei? No. Tu chi sei? Porca. Andiamo. Prendi la pattuglia, andiamo. Mandatemi un'altra pattuglia che pattuglia la zona del Tequila. Ad a due converge. Sette. E nel nome che hai messo sull'applicativo mettiti il cognome, perché se ti chiamo Leonardo non è molto consono nella radio. C'è il nome un po' esatto di Parker. Moretti, passa al 5-10. Vieni qua, ti prendo. Dai, passate però. Che ne sia? Adam, c'è l'ultima chiamata. Smith, ma l'Africa Sandy non è da 3? No, è da 5. Non chiama verbale. No, da 5. Come le dita. Ok. Non la sento laggiù, vabbè. Signore, no, aspettiamo di magari driftare in mezzo alla città, che ne dice? Mi spiega come faccio questa macchina. Non so, comunque l'ho vista sbandare in curva abbastanza pericolosamente. Vuole guidarla? Non voglio capirlo, non voglio guidarlo. Non sarà bene, può anche cambiarlo. Sto andando al gas monte apposta. Signore, esplosione al Tequila. Visto. Ma la giornata che abbiamo una chiamata. Sì. Allontanate la zona interdetta, per favore. Perché zona interdetta? Che succede? Zona interdetta, civico 522, 523, 524 e 511 interdetta. Fallo tu Caruso, che sei tu di sti civici. Ma se ti ami. Datemi una mano a parità tutti dentro il locale, per favore. Dai, di Adam 5, ragazzi, non siamo forti. Vai, fregatene. Se chiudete la strada e vedete le passate davanti, non guardo in fiamme qui davanti. Ma che si fa così? Cosa attese? Ma. Non vi siete veloci in fiamme, possono ancora esplodere. Andate dentro. Del tipo? Numeretto. Che numero ha? Radio. La radio. Sto sentendo una notte in fiamme, siamo seri. Stavo già prendendo fuoco da prima. Chi è, ragazzi? È la radio di Mendez. Continua a parlare radio. Mi sente? E continua a parlare radio. Radio. A questo punto proporrei o una pattuglia che rimane in zona, oppure addirittura una borghese, la mettiamo qui fuori e vediamo che cazzo succede. La seconda volta che prende fuoco una macchina, comunque. 10-5.
5 Caruso. C'è il tequila che da prima che può andare fuoco alle macchine. Adesso sono stato più. Ma non stare qua che blocchi il traffico. Non stare qua che blocchi il traffico. Non stare qua che blocchi il traffico. No, 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 non passano. No, no, vai via la strada, via, via, via. Dietro, dietro, vai. Dietro. Dove sono nascosto? Sei tamponatura. Dietro locale. Qua, qua. Fuori dalla strada devi stare. Fuori dalla strada, su marciapiede tutto devi stare, non qualche ruota. Ok, così. Avanti, avanti. Vabbè, anche gol. Uno altro. Che è se pistola in mano, signori? Lì davanti al gasmonkey. Ma dove devi essere pistola, signori? Dai, non stai male. Abbiamo sentito colpi al gasmonkey. Ma perché hanno fatto partire il fuoco? Perché hanno avviato il fuoco? Hanno aperto il fuoco contro le auto. Noia. Adam 1 si dirige a fuori dell'auto. Giocamento. La prima che va avanti sta check denegata. Se sono fatto di supporto. Signori, io mi trovo al 3026 e sono stato appena... Bradley, dove sei? Svegliato da aiuto medici. Andiamo a prenderti i denegati. Sono quelli che erano entrati due, tutti lì, che facciamo un po' di Adam. Brando, andiamo. Solo quelli lì. Potrebbe autorizzare una borghese, ma neanche io. Non autorizzo nessuna borghese. Io vi chiederei a Gold. Ho una pattuglia. Posso chiamare i meccanici per rimuovere queste auto? Bisogna chiamare i meccanici per rimuovere queste due auto qua. Adam 8 18. Adam c'è donna centrale per fare documenti al soggetto. Ma il fuoco smette di esserci o no? Ma quel tequila dove sono stati? Dove sono finiti tutti gli agenti? Sono caro tornato, signori. Signori, i colleghi che erano quel tequila, dove sono finiti gli altri agenti? Maestro, guarda, c'hanno aperto il fuoco, signori, c'hanno aperto il fuoco 559. 10-20. Che batti? 559. Adamoto converte, siamo tutti. Ma erano fuori. Ma io. No, signori, ricordate il 559 quanta gente. Brando, io ti chiedo perché sei andato a 559 ora. No, ma 559, stavo passando, ci ho sparato. Dai, ho dato opposto. Allora, i tetti. Primo panic button, se non sparato dall'alino. Sì, un Adam composto da bagole. Biscuit vuole parlare di una questione privata. Sì, dica. Possiamo andare. È privato, ping, venga. A qualcuno? Qualcuno affermativo, qualcuno più maggiore. Oh, voglio te. Dicevo, dove sei? Sono in pattuglia con due record. Sì. Un attimo che stanno parlando in radio come se fosse una radio con dell'auto. Maggiore. Io non posso mutarla questa prima, quindi aspetta che stiano zitti. Ok. Dimmi. Praticamente per entrare la carta dei capelli rossi del dopo di mare. Ecco, ha caricato la mia collega di lavoro. Ah, cosa? A? A? Cosa che è? A? Ha caricato. Ok. Un mio collega non dipendente del tequila e lo stava portando al lupo di mare. Per? Questo qua mi stava dicendo in radio. Perché? E prima che successe questa cosa, Diana, che sarebbe l'amica di questa dei capelli rossi, mi ha detto: ma quindi là vestiti di bianco sarebbero quelli che lavorano in tequila. Andate dei problemi ad Angelo. Sparano. Shotfire. Dove? Tequila. Dal veicolo, hanno sparato dal veicolo, signori. Dal fuoristrada lì davanti. Come dal veicolo? Evitate i commenti, attenetevi a quello che dicono. Hanno sparato, convergete su. Ma il casco sicuro no? Fermo. Mani in alto, ma alza le mani, non avvicinarti, alza le mani. Non si capisce niente in radio. Hanno sparato dei colpi d'arma, adesso parlano di nuovo dei colpi d'arma da fuoco al tequila, hanno atterrato un soggetto. Sparano ancora al tequila? Sì, ma sparano al tequila, continuano ad atterrare dei soggetti. Penso sia un conflitto tra gang. Maggiore, ci vediamo al tequila? Non
Ah, ragazzi, affermativo, via disponibile, entri in TAC, la TAC. Quale TAC? Izuna, togliti la TAC. Izuna, togliti la TAC 2. Izuna, togliti la TAC 2. Borghese 1, fate Borghese 1, Borghese 1 fate prima. Borghese 1? Ricevuto. Entrate in Borghese 1. Frequenza cambia? Caruso, la frequenza di quelle altre qui la cambia? Ma, sì, cambiamo frequenza. Siamo sulla 9, canale 9. Frequenza, no, frequenza 10, signori, frequenza 10, era occupata. Check. Manate la zona interdetta. Check. Caruso, rimanate la zona interdetta. Okay, no, Borghese 1, Borghese 1 per il tequila, Borghese 1. Dove sei? Vicino all'ospedale, sto arrivando. È un passaggio? Sì. E arrivo, arrivo. Si uomo gli ammazzano quegli stronzi. Ti ho mandato il 10. Signori, signori, come sta? Cazzo sta seguendo, bro. Ok, chiamo subito il medico. Cazzo, signore, si allontani, si allontani, per favore, si allontani dai corpi, si allontani dai corpi. Quindi confermate tequila, tequila, tequila. Sì, shot per la tequila, si sono sparati due gruppi, penso due gruppi di persone, ecco. Penso sia stato un conflitto tra due gang. Ma io sto a parcheggio tequila. Lascia terra, se chiamiamo i medici. Lasciateli qui a terra, signori, qui a terra, lasciateli qui a terra. Non toccateli, potrebbero peggiorare le mie ferite. Agente Smith, sono responsabile dei quelli dei colori viola. Sì. Volevo parlare. Chi è? Questo qua, signore, con la giacca e cravatta. Agente, ma mi spiega cosa è successo? Non lo so, qualcuno vi ha sparato contro. Ha detto signore che la situazione com'è a tequila? Il concerto ho sentito degli spari, visto come i ragazzi che sono in concerto per terra. Sì, check, ti riceviamo. Dove? La frequenza è... Dove sparare? Non lo so, abbiamo provato entrando nel parcheggio. I soggetti bianco sono quelli del tequila, i dipendenti. Io sono qua, sono le persone a terra. Abbiamo tre soggetti a terra. Ne hanno sparato con l'arma da fuoco. E 10. Che vuoi da me? Non lo senti. Raccomando. Prima 8, prima 7, poi non ci capito niente. Comunque ti conviene parlare quello con senza mandi, che ha detto che ha visto tutto. Chiamo 1079, qui sono scappati tutti i soggetti. No, prima ci mandi a civico in fondo verso il negoziato AG. Ma sei sicuro? Avete chiamato la zona interdetta qui? Ma chi è che c'è sta radio? Su qui del tequila, giusto? Tequila. Ok, io chiamo il 79. Non c'è nessuno, non ci sta. Mamma mia, che dolore, mi hanno sparato davanti al 55. Capito, Il collega. Ma che cosa ho avuto problemi. Sono problemi. Il dal mio lato. Ma cazzo. Ecco. Ho chiamato i medici. Sì, si allontani per favore. Chi non c'entra con la cosa si allontani per favore, anche lei. Sì, ok, perfetto. Però gli altri, chi non sta facendo nulla, però si allontani. Signori, facciamo un po' di perimetro qui in zona. Siamo qui attaccati, per favore. Cazzo, sono rimasto ferito pure io. Dovrebbe esserci smontate comunque. No, signori, l'hanno smontate tutto. L'hanno smontate. Come sta il vostro amico qui? Stiamo tenendo l'emorragia. Ok, tamponate, mi raccomando. I medici l'ho chiamato io. Allora, sono arrivati 3-4 persone dentro un veicolo. Un SUV, tipo un SUV era fuori strada. Hanno sparato da dentro il veicolo a due di loro, esatto. Li hanno atterrati, poi sono scappati là.
Poi dopo si è avvicinata la moto e dall'altra parte della strada ha sparato 2-3 colpi e ha atterrato quello con i capelli e questo qua. Questo qui è stato atterrato. E poi è scappata verso il 559 di là. Ho cercato di colpire la moto ma non sono riuscito a bucarle la ruota. Ho chiamato i medici, spero stiano arrivando. Cazzo, si ricorda di me, mi ha arrestato. Sì, me lo ricordo di lei, però se sa della bandana mi ricordo meglio, esatto. Mi ricordo di lei, sì. Cazzo, mi che cazzo è successo? Per favore, ti arrivo di soccorso. Io ho chiamato i medici, adesso devo aspettare che arrivino. Spaccherò una mazza in testa. Lo so. È facile da notare, erano già. Ecco il medico. Ma cazzo, vado pure la posizione, mandato. Mendez, mandaci i medici qui giù. E lì giù la testa dei medici. Che casino, guarda. Feriti da arma da fuoco, signori. Gli hanno sparato la pistola, l'hanno feriti. Oh, che cazzo, aiutalo. Signori, non intracciamo la strada dei medici, dovete fare il lavoro. No, oh, ma è pazzo questo. Quando col codino ha detto che ha visto lì. C'è gente che ha fatto. Signore, poi si spostano, mi per favore. Dimmi. Scusi, ma i soggetti qua a terra. Quello col codino bianco. Sono stati feriti da delle persone. Il superiore qua vado a parlare con lui. Con chi? Lui ti ha visto. Chi? Quello col codino. Dov'è? È là. Okay. Qua è qui. Questa cosa. Che palle. Ma oggi è tutto il giorno che mi sento. Signore, mi deve parlare? Palle, cazzo. Sono responsabile, devo parlare. E sono sergente, dica. Salve, sono io riboy, che il manager sì. Dei... Dica, dimmi. Ragazzi, niente, io ho visto chi aveva sparato. Chi è stato? Immagino già chi sono stati, quelli del barrio. Li ho già capiti perché il colore dei vestiti e tutto, però... Cioè, però non abbiamo prove per poterlo testimoniare, diciamo, non abbiamo prove per poterlo essere sicuri. Io ho la microcamera addosso, però non l'avevo attivata. Ma se ci sono prove video si devono vedere i volti, altrimenti non si possono... Si vedevano i volti di loro. Io l'avevo di cam, ma non so, erano troppo lontano, io tipo mi trovavo qua giù, quindi ero troppo lontano da dove hanno sparato. No, perché meglio se vi fermate voi, ragazzi, che qua sennò... Innanzitutto rischiano di farmi perdere i clienti. Io non so, però qua scendo mi sono paura che sia per scoppiare una guerra tra due gang. Mi sa che è già scoppiata. Dopo questo, questa è una dichiarazione di guerra. Già. Caruso. Questa cosa significa solo una cosa. Questa azione che è successa adesso significa solo una cosa. La guerra tra gang è appena iniziata. Posso? Già da ieri hanno iniziato a spararsi contro nelle zone Gruvo e Barrio, hanno iniziato a far stuzzicarsi vicenda e... un disastro. Schmidt, ma c'erano gente che si sta anche pigiando, non ci sono... Sì, sono quelli che hanno sparato, Ecco. Ti provo a essere un bravo ragazzo, però pagisco sempre nella merda. Esattivo. Mascherate. Grazie, dottore Sella. Vabbè, apri il coglione. Che cazzo è che punta le pistole a... Bene, dottore Sella. Gold? Sì. Complimenti, te. Va bene, grazie. Bello. Ciao. Signore, ciao. Ma che è successo? Sì. Cioè, cosa avete fatto? Non lo so. Mi ha detto che io ero dentro, c'è il mio manager qui da qualche parte. Sì, vi hanno sparati dei soggetti. Mi ha detto che noi eravamo qui a cantare, poi siamo usciti e vi hanno sparato da un veicolo, sì. Sì, non lo so chi cazzo sono. E si è affiancato un veicolo qui alla voi e vi ha sparato contro. Io l'avevo usato in poliziotto. Non puntate le auto. Ragazzi, state bene? Vieni, fra, vieni. Signori, state bene? Io lo sapevo che ci rovinavano la serata, Sbirro, lo sapevo. Sì. Stavo meglio se non mi avessero sparato. Bastardi, erano troppo gelosi. Fra, vieni con me, vieni. Un culo. Non lo so, devono farmi le domande, le cose, fagli fare. Capito.
Signori, guardi, io più che altro vi richiedervi cosa che pensate possono essere, non so, ecco, più di questo. Lo sappiamo, e il problema c'è. Lo sappiamo tutti chi sono. Non mi ricordo bene, cioè. Lo sappiamo tutti chi sono, però non abbiamo prove poterlo, cioè non abbiamo facce, non abbiamo. Credimi, fra, smetteranno di farlo. Chiunque essi siano, la smetteranno. Migliori, io pur di dirvi stare attenti, non so che altro fare, perché qua... state attenti, noi eravamo dentro a fare un concerto, siamo usciti e ci hanno sparato. Il problema è che il problema è che noi eravamo pure qui a controllare, cioè non hanno neanche paura di noi queste persone, quindi... Fatto, noi cerchiamo di contrastare queste cose, non signori. Non è una criminalità con la quale avete a che fare voi tutti i giorni. Questa qua è roba diversa, è roba da strada, è roba che accade tutto in un secondo e poi finisce tutto, capisci? Non è quella roba che fate voi. È roba che arriva un fra, pom, finito, chiuso. Capito. È roba difficile da prevedere, capisci? Vabbè, signori, io... state attenti, mi raccomando. Avete salvato la vita, se non c'eravate voi ero morto. Va bene, va bene. Allora, grazie, il nostro lavoro comunque, signore. Mi raccomando, state attenti a queste persone, Sì. A posto, arrivederci, signori. Arrivederci, buona giornata. Anche qui, smette, polizia, ripieghiamo dal tequila, tutto a posto, tornate in pattuglia con chi eravate. Parker. Torniamo in Adam 5. Sì, signore, tornate nelle Adam in cui eravate prima nell'applicativo e con chi eravate nell'applicativo prima e in Radio 5. Passo è chiuso. A posto, andiamo. Torno in Adam 9, sono io. Collega Lima? Qui è le Adam ad Alta Kila, rientriamo in pattuglia e torniamo. Signori, buona serata, ci vediamo. Sì, ci sei. Ci sono già altre unità. 10-5. Ci sono già altre unità, signori. No, tranquilli. Il 10-20 e parla solo un radio. Sì, ho detto, ci sono altre già un'altra unità. Tranquilli, non lasciate stare. 10-4. Mamma mia, la gente che parla solo per i sergenti o gli alti in grado, guarda, mi fanno nervosire, Dio mio. Ma anche sopra... gli altri in generale. Sì, sì, devo andare a mettermi giù in botto che è stato colpito qualche proiettile vagante gli altri chilo. Sì, faccio scendere dall'altra parte. Queste zero volte trovano giù. Avanti. Avanti. Gente mascherata. Dove? C'è una persona in ginocchio davanti all'impero. Esatto. Che due coglioni l'impero. No, non ce l'ho, non la portiamo. Due mascherate d'inferno. Non ha senso andarci. Sì, per i pali, attento. Quali sono le Adam disponibili? Adam 6 sia nuova, sia, cioè, dici 3 signori? Sia nuova, gestitela tu? Va bene. Ok, chiamati quegli altri 7 che vuoi portarti e spostati in attacco libera, decidi tu quale e che frequenza. Non so più che fare. Sto provando in tutti i modi a far cambiare, diciamo, il modo di fare della polizia, inteso come... Adam 2, venite per 2. Come regole che hanno, ma è difficile. Cosa? È molto, molto svantaggiato, mi pare, rispetto ai criminali. Chi, la polizia? Sì. Di brutto, proprio. Adam 7, venite in... Siamo Adam 10-4. Frequenza. Basta, finito. Frequenza 10. Siete dell'impero, frequenza 10. Devo centrare per capire il giubbotto.
Come ti trovi in questa città? Fare poliziotto? Bene fino a un certo punto. È stressante, vero? È interessante, cioè sembra che qua fare il criminale sia una cosa semplice. Cioè, se uno sceglie una vita criminale non puoi pretendere che sia una vita semplice. Andiamo in centrale, va, che dove sì, che sì, mi ha già portato pure io. Frequenza 10, scusa, però vi invito a ascoltare meglio la radio. Cioè, io ho aperto pure il biglietto, ci ho aperto un biglietto da 2 settimane. Per? Ho scritto tutto quello che sto pensando. E che ti hanno scritto? Uno mi ha risposto, ci scusi per l'attesa, adesso ti rispondiamo. Va bene, aspetto io. Poi mi ero messo a parlare con... Calda. No, non l'ho preso. Guarda, cambiate un attimo il giubbotto. Non è che la macchina cambiamo, eh. Cosa vogliamo? Eh no, cioè, depositera questa rotta. Più o no. E tu avete anche il giubbotto. Ciao Gold. Andate. Andiamo a vedere qualche locale in giro. Anzi, andiamo al tequila. Che sì. Devo fare la lista dei dipendenti del tequila. Io stavo a dire. Oh. Cioè, la polizia è molto svantaggiata rispetto ai criminali, questa cosa non può funzionare. Perché la polizia in ogni città, qualunque città, è come dire il cuore battente. Se tu rimuovi i poteri al cuore battente della città, rovini la città. Allora, cos'è qua? Il problema è questo. Qui c'è tanta criminalità, tanta, perché ci sono anche tanti cittadini, ok? La polizia è giusta, allora la polizia per il mio è un po' più... È un po' più... No, c'è un signore che mi dice che vuole sapere se parteciperemo all'evento di domani sera in spiaggia. Ha già pubblicato tutto sull'applicativo. Beh, fallo aspettare all'office desk. Cioè... La polizia vince e non vince, dipende da chi mandi, ok? I bravi ci stanno, i bravi a sparare ci stanno in questo posto, però il problema qual è? Il problema è che certi criminali abusano di certe cose, ok? Nascondendosi dietro i muri in modo che noi non li vediamo, ok? Sì, bene, ma ascolta un attimo, tu non c'hai l'idea, per esempio, una casa. Non è che se tu, come dire, ok, signore, il soggetto l'aspetta... Ma non ti preoccupare che ne vinciamo di azioni, cioè, non è che perdiamo solo, cioè... Le vinciamo anche le azioni. Ah, abbiamo mai vinto in ProBank? No, perché sono fanno. Cioè, SNI. Alcune le abbiamo vinte perché. Ne abbiamo vinte. Sì, ne abbiamo vinte alcune semi vinte, ovvero abbiamo magari preso alcuni soggetti, non tutti. Però abbiamo vinte sì. In una situazione del genere, cioè. Aspetta un porto? Andiamo proprio stretto che stanno sparando. Guarda, Adam Trainer viene. Io Adam Trainer viene. Civico, dove c'è il parrucchiere? 129. Mi togli sto punto in mappa perché sennò continua a rimanere sta striscia viola su GPS. Prego, andato in 3. Ok, anche Adam 10, anche Adam 9 si avvicina alla zona. Non è che si sta. Non sta parlando di una tattica, eccetera. Stavo parlando che c'è un problema. Perché qua il problema non è all'altezza del 121 di polizia. Ricevuto. Il problema è proprio la, come dire, non è il regolamento che gli impedisce di lavorare in modo guarda io sono qui da 4 mesi e mezzo io sono qui da 4 mesi e mezzo e ne ho vinte e ne ho persi le azioni, non ti preoccupare. Ok, la polizia deve vincere con me 80%. Ne vinciamo il 50, ne vinciamo, no. Diciamo ma neanche da sì sì, ne vinciamo il 50. Se tu è sfiga. Esiste mai una polizia che fa il 50? Cioè, no, no, però esiste, però non puoi neanche pretendere di vincere sempre, cioè. Certamente, però aumentate i patrimoni. Soggetti di servizi armati, 26 viola, 112, ok, 122. Signori, no, che luce verde, se vi sparano contro. Solo se vi puntano vi sparano. Di fronte a noi, però, di fronte a noi. 120, 122 si... In quanti siamo sul posto, 123. Signori? In quanti siamo sul posto? C'è uno che sta correndo in mezzo a strada, raga.
Signori, in quanti siamo sul posto, chiesto? Non so. Noi siamo in 4. Mettiamoci in una tacca. Sì. Tac 3, tutti quelli sono a Grove, signori. Giusto, dimmi, se noi non possiamo sparare. Colleghi, è entrato uno al 122, c'è una stanzina, è entrato dentro. Armato e pistola. Ci sparano contro? Tira spari, eh. C'è un uomo a terra lì, ragazzi. Ragazzi, stanno tirando dentro di colpo. Signori, tac 3, tutti quelli che... Mi stanno puntando a 138, io apro fuoco. Apri, se ti stanno puntando. Vai, luce verde. 138. Il cane. Ok. Da uno. Sparano. Quelli che sono qui a Grove sono tutti in TAC 3, eh? Mi confermate? Teorico. Negativo, io no. Ecco, spostatevi tutti in TAC 3 perché devo contare quanti siamo. Sì, non abbiamo GPS, quindi devo contarvi così. Gentilmente mi può spostare, per favore? No, non posso, deve spostarsi lei. Vedo uno. Luce verde, giusto? No. Sì, affermativo. Perfetto. Cani, cazzo, devo uccidere, che brutta volano. Cosa. Frequenza non esiste qui, rimaniamo a frequenza 5. Luta zenicata 10-7. Ok, conto 9 persone in TAC 3, mi confermate che siete tutti in TAC 3? Sempre io. Ah, 10. Ok, tu siamo 10 allora. Dentro il 122 c'è uno fino quando entro come spaventato sembra essersi riparato in maniera tranquilla. Vicino al 122. Sono delle macchine esplose dentro la tenda di gruppo. È uscito quello 122, è sceso. Sì, lo vedo, ce l'ho io. Quante persone a terra ci sono? Signori, Shotfire vicino alla centrale, l'impero, giusto? Sì. Sì. Affermativo. Situazione a gru. Sembra essere tranquillo. Abbiamo qualcuno sopra il del Megapol? Sì, ci sono io, sto guardando bene se è tutto libero. Vabbè, barrio. Colpi dal barrio. Si è sentito colpi. Sì, colleghi in ospedale, allora vi vengo a prendere io con l'Adam. Spostiamoci verso il barrio, signori. Ho ucciso due cani, Dove vai? Dove andare dritto lì, che sarà la discesa. Appena entrato dal gruppo dritto. Allora, ragazzi, sono pieni di... Il gattino. Quanti locali ci sono ultimamente in giro che cambiano? Cioè, sparavano, Non puntare perché sono sparato. Io lo faccio apposta. Adesso si ha calmate le acque. Io li punto apposta così sparo contro. Stavi puntando? No, io no, ora no. Cioè che Groove siete ancora qui? Sì, certo, ma non c'è più nessuno, tranquilla la zona, dire che si può ripiegare. Perfetto. Ok, tutti torni nell'applicativo delle Adam con chi erano. Non ero con te io, Alan. Tu ne... Cazzo, ero con Parker, tu con chi eri? Signori, qualche aggiornamento sul luogo della sparatoria? Niente, non ci sta più nessuno in zona. Ok, quindi zona pulita?
sembra essere zona pulita, ripieghiamo, torniamo in Adam. Allora, direi di raggrupparci qua al civico 122. E ci ritorniamo in pattuglia insieme. Poi partiamo tutti assieme. Chiunque abbia la parcheggiatura dei veicoli da qualche parte li vada a prendere. Metti, dove sei? Ci riproviamo al 122. Dove? Al 122. Qui ci siamo. Oh, non hai rubato? Che cazzo fai? Usci dal veicolo. Prendi. Buona serata, raga. Notte. Ma dietro 122 o davanti a 122? In mezzo proprio. Ah, dentro allora lì. Ah, ok, qua. Andiamo, Maretta. Non ti ho preso. Ah. Che bel volo. Ma ammazzate tra di voi, possibilmente. Vieni, non ti avevo preso. Vai, vai. Tutti si sparatori, io non ci voglio avvicinarmi, aspetto che le acque si calmino. No, mettete via le pistole, tutto a posto. E no, ragazzi, sono a posto, tranquilli. Quando vedete Anthony Spring, tranquilli. Io le mie cazzate le ho fatte, ho rubato in casa, ho spacciato ganja, ho sparato alle persone. Però adesso sono a posto. Ho troppi reati, io non posso fare cazzate. Eccoli, abbiamo trovati. Va bene, eccoci. A posto. Direi possiamo andare. Possiamo andare, si tornate tutti nell'applicativo dove eravate. Signore, buona giornata. Arrivederci, signore. Sai come dicono i Ballas? Marotto, che si non c'è cosa più divina di spacciare la mattina. Ecco. Credo sia la 17, Marolla. Insomma, con i suoi pensieri. Cosa dico sempre ai Vagos? Cosa ci fanno tre Ballas nel giardino? Con la tua madre. Così dico sempre ai Vagos, quei bastardi. Oppure tipo, cosa fa un c'è un suo amico. Ci sono i suoi amici, ci sono. Ciao, farà tutto a posto. Siamo arrivati adesso al tequila, che cazzo. Sapete cosa fanno i Vagos quando si sparano sui coglioni? Basta. No bene. Sofra, siamo corsi subito dal tequila, che cazzo è successo? Dai, che cazzo ne so, le solite robe, si sparavano nel quartiere. Bello che dormivo in camera. Sofra, ormai non si vive più. Sì, avanti. Ho spiegato gli spiriti, che siamo io torno tra 10 minuti. Dai, sono Grove Street, adesso stiamo rientrando. Dove è il mio, mio partner di pattuglia? Ah, ok. Siamo che al 122. Cazzo qua. Cazzo, posso manco girarmi i pollici. Mi sto toccando le palle perché mi prudono. E per rispetto mi grazzo le palle senza farmi vedere. Certo, mi ti avvicini, cosa vuoi scoprire? Le mie palle te le devo mostrare. Ha tolto gli occhiali per vederle meglio. Comunque tu c'hai la faccia di cazzo, lo sai. Pure ti... Io? Salve. Tutti che tolgono gli occhiali per vederle meglio. Me li rimetto, va? Arrivederci. Sono qui al 122 dove ci siamo ritrovati tutti. Signore, Morolla l'avete sentito? È andato 17. Ah, ok. Cioè, avevo capito che se ne stava andando via, eh. Bradley? Ma? Sì. Dove sei? Adam 1, 18. No. Sì, signori, però bisogna andare via tutti assieme, non ognuno per i cazzi propri. Ancora 10-10 ancora 131 10-10. Vediamo Are al 131 Adam 1 converge. Converge. Mi ho capito, però stiamo andando via. Adam 1 è sul posto. Brother, io sono davanti al centrale. Aspetta, avviciniamoci con la macchina. Gente, posso venire con una moto sul posto del supporto? Dove sparano, porca puttana? Gente? Sì, venite, venite. 130. Attimativo, prendo una moto e arrivo. Shot fire. Cazzo, è vero.
Siamo qui 900 metri. C'è uno sparo? Vabbè, sono neutralizzati i soggetti. Neutralizzati tutti? Affermativo, neutralizzati tutti. 10-4, allora non convergiamo. O se serve soggetti, facciamo lo stesso. La gente. Andiamo, battugli, dai. Ci provo. Hanno smesso di sparare? Sì, sì, possiamo tornare in pattuglia. E sai che tutto è nato perché un cane mi ha semplicemente aggredito, gli ho sparato, mi sono trovato circa una trentina di puntini rossi sulla mappa. Madonna. Tu hai chi è che sta sparando? Nella motto. Ancora. Ti ha sparato. Gente, stanno ancora sparando? Affermativo, mi è arrivato un colpo. Siamo. Civico, civico. 1-3-1-1-2-3. Stiamo convergendo. Sono sul posto. La sua posizione precisa? Parker, ma qui è così fin quando non te ne vai, eh? Eh sì, ho capito, ma hanno scattato la Wallera. Più rimani qua è peggio, lo sai, sì. Comunque c'è un furto d'auto, da uno confermo. Ma hanno scassato la Wallera. Siamo su il posto, 1-3-1, dove sono i spari? No, niente, negativo, negativo, andiamo via, va. Andiamo via, oddio. Uno converge al furto d'auto qui proprio al 123. Vieni da motto. Posso dare un consiglio? 122. Agente Smith, finché vada... Finché si scannano tra di loro, falli scannare. Agente Smith, vada nell'applicativo, sì, corso partner. Però che sparano addosso alla polizia, ma sta sui coglioni. No, se farò addosso a noi, momento, interveniamo. Oh, è una motto, devi venire. Cos'è? È una motto, devi venire. Fermati. Scusi, sergente. Mi sono fermato adesso. Non da motto devi venire. Tutto, avevo capito. Avevo capito a seguire la moto. Zerigata, con chi è in pattuglia lei? Zerigata. Con chi sei in pattuglia? Io sono attimino, sto facendo la caffetteria. Allora togliti dall'Adam. Allora togliti dall'Adam. Grazie. Zenigata, sì, sei in Adam. No, negativo, io sono Di Maria, sono in caffetteria. Io ho chiesto a Zenigata, infatti, perché mi hai risposto tu? Ho capito Di Maria, non sai, vabbè. Vabbè, dici tre, basta. L'altro giubbotto avevi il segno. Certo. Paletto e Modric. Ma... iniziano a conquistare il paletto, ma... vabbè, ragazzi. Live serale noi, cioè, live serale sì, però non c'è nessuno che guarda live serale. Tanto ora spengo perché sono da 2:15 in live. Vabbè, signori, io vi ringrazio tanto per essere qui con me. Vi ricordo di fare appunto esclamativo... con di fare punto esclamativo comandi, per vederti comandi, punto esclamativo YT per seguirmi su YouTube, per le repliche, punto esclamativo Discord, per entrare nel mio server Discord. Grazie mille per essere stati qui con me e ci vediamo nella prossima live.